Fortunato Trezzi, che è il presidente della Coldiretti di Como e di Lecco. Oggi i mercatini di Campagna Amica qui in occasione della tappa comasca dell'Expo Tour a Lombardia. Un'occasione per promuovere il territorio. Cosa le piacerebbe che emergesse di questo territorio attraverso l'Expo? Ah, sicuramente un'occasione importante per promuovere il territorio. Da qui si evince l'eccellenza delle aziende anche di piccola dimensione che operano sul territorio, con una valenza duplice molto importante, quella di creare dei prodotti alimentari di prima scelta, e quella anche di fare un'operazione di tutela e salvaguardia territoriale, promuovendo anche la biodiversità dei prodotti che vengono proposti. L'obiettivo è quello di portare avanti sempre di più il discorso della filiera corta, della vendita diretta, proprio per permettere anche a quelle aziende emergenti, penso soprattutto ai giovani, di avere un'opportunità nel mondo del lavoro. In questi ultimi anni ci sono stati degli aumenti considerevoli di iscritti, di giovani iscritti presso istituti tecnici agrari e presso le università. È giusto dar loro anche un'opportunità di lavoro, e l'agricoltura è forse l'unico settore in controtendenza che dà questa possibilità. Prodotto comasco che dovrebbe essere maggiormente valorizzato? Sa, qui è difficile dire, perché ne produciamo talmente tanti. Penso sicuramente ai formaggi, comunque anche al pescato, si parlava oggi dei missoltini, ma generalmente abbiamo un panorama talmente vasto che è difficile sceglierne uno in particolare. Presidente Prandini, la Coldiretti sta partecipando ufficialmente a questi tour non solo in Lombardia ma anche all'estero per promuovere l'evento. Ci può fare un bilancio di queste sue visite anche all'estero? Ma diciamo che Lombardia Expo Tour all'estero ha una finalità, che è quella di far emergere il problema sulla contraffazione agroalimentare, che danneggia fortemente le imprese agricole dell'Italia, della Lombardia e soprattutto il nostro comparto agroalimentare, che in un momento di difficoltà per il paese comunque rimane il traino principale proprio per l'uscita dalla crisi economica che stiamo affrontando. Devo dire che con grande soddisfazione abbiamo avuto già l'adesione di parecchi paesi, come ad esempio la Francia, come ad esempio la Spagna e anche la stessa Irlanda. Quindi si pensa ad Expo come un momento sì di esposizione delle nostre eccellenze, ma anche come un momento di dibattito, di confronto su quelle che sono le tematiche che riguardano proprio il comparto agricolo e il comparto agroalimentare. Allora, qual è stato secondo lei il paese che ha aderito maggiormente, quello che ha dimostrato più dubbi, è stato più restio? Ma il paese che ha aderito con maggior forza è sicuramente la Francia, insieme all'Italia, mentre invece chi ha maggiori dubbi è la Germania. Oggi però qui si parla ancora di contraffazione di prodotti che sono regolari. Di recente anche nella vostra assemblea assise a Milano avete messo in evidenza cosa l'Europa mette nel piatto. Ecco, come ci si può far sentire maggiormente in Europa da questo punto di vista? Beh, diciamo che il tema principale è l'obbligo dell'origine sui prodotti agroalimentari, una questione anche di etica nei confronti dei consumatori. Non siamo per la chiusura delle frontiere, ma riteniamo che sia più che giusto che il consumatore sappia esattamente da dove proviene il cibo e quelle che sono le caratteristiche del cibo che sta andando a consumare. Nello stesso tempo diciamo anche che ovviamente in Europa vanno fatte delle sinergie proprio per ottenere dei risultati importanti che possono dare maggior rilancio proprio a un comparto strategico come quello agroalimentare. Un esempio di questa sinergia quale potrebbe essere? Beh, sicuramente nei sei mesi che vedranno la presidenza italiana a guida dell'Europa, lì ci possiamo giocare molto proprio su temi fondamentali come l'obbligo dell'origine, come sul far chiarezza, come sull'avere anche, diciamo così, dei modi di fare agricoltura e di fare agroalimentare che siano, diciamo così, che abbiano almeno le stesse caratteristiche per tutti gli stati membri. Sottosegretario, sarà lei appunto la delega come sottosegretario all'Expo? In genere si parla sempre dell'Expo per altri motivi, purtroppo per vicende giudiziarie in questo periodo, per la questione delle infrastrutture. Qual è invece il suo compito e, diciamo, nel viaggio che ha fatto anche in questo periodo, cosa ha raccolto da questo? Expo è la più grande esposizione universale planetaria.